Si chiama Holden Classic a scuola, il progetto lettura promosso dal liceo scientifico Enrico Fermi di Sciacca. Nell'ambito di tale progetto gli studenti hanno incontrato Alessio Romano, scrittore della scuola Holden di Torino, scuola di narrazione e comunicazione. Un incontro letterario dedicato all'approfondimento di due celebri opere, Il giorno della civetta di Leonardo Sciascia e Una questione privata di Beppe Fenoglio. In che modo le due opere che sono state scelte per l'incontro di oggi si prestano ad un dibattito con gli studenti? Sicuramente perché da una parte Una questione privata è un libro che parla tanto di giovinezza, non solo di resistenza, non solo di storia, ma parla proprio di cose che i ragazzi sentono vicine perché sono il loro modo di sentire, di innamorarsi e quindi le sentono proprio loro. Il giorno della civetta qui insomma è proprio un libro che ha una forza enorme perché parla e parte da questioni del territorio, della mafia, della lotta alla mafia, dell'omertà, che sono proprio e quindi è il posto migliore dove parlarne. Però la cosa bella è che credo siano libri che sono stati scelti dai ragazzi e quindi viene incontro alla loro esigenza, perché questo progetto Holden Classic ha proprio come suonatura quella di provare a proporre i libri non come una cosa noiosa, un classico polveroso e soprattutto la lettura non come costrizione ma come piacere che può insegnare sia delle cose importanti come la resistenza, la lotta alla mafia, ma anche cose proprie della vita di tutti i giorni, dell'amore che c'è comunque sempre nella letteratura. Dopo aver letto il libro ci siamo messi appunto in glossa a commentare questo romanzo. Diciamo che il problema affrontato è un problema abbastanza attuale e che appunto c'è molto vicino appunto per il territorio in cui viviamo. Appunto Leonardo Sciascia parla appunto che la mafia è difficile da sconfiggere, però non bisogna arrendersi e essere passivi, ma contribuire attivamente appunto a combattere appunto questa associazione criminale. Abbiamo letto il libro insieme a tutta la classe, cosa che ci ha incentivato molto, soprattutto alla lotta contro la mafia, perché è stato un libro molto importante secondo me, che ha catturato tutta la classe in ogni sfaccettatura. Ci siamo preparati molto riguardo a questa cosa, abbiamo sviluppato qualche domanda anche da fare allo scrittore. Sempre al fine di avere qualche notizia in più. Coordinatrici del progetto le insegnanti di lettere parla di Benedetto, Musumeci, Alessi, Tugnolo e Arzedi. Le finalità di questo progetto sono evidenti, noi vogliamo avvicinare sempre di più i nostri studenti alla lettura, perché dei liceali non possono uscire dal liceo senza aver letto un buon numero di classici e quindi questa iniziativa della scuola Old di Torino per noi è molto molto bella e molto interessante. La precisa intenzionalità didattica è quella di affiancare alla preparazione strettamente scientifica la preparazione anche a carattere umanistico e naturalmente non si può prescindere dall'amore per la lettura e la passione per i libri.